Buonasera a tutte, tutti e tutto, grazie mille per essere qua stasera, farò finta di vedervi anche se non vi vedo. Questa sera vogliamo cercare di costruire una discussione su una delle risorse naturali più importanti sul nostro pianeta e su quella che è una battaglia che si manifesta in molti territori in forme differenti, e quindi il titolo di questo dibattito è La battaglia sull'acqua. Per iniziare ho pensato di utilizzare un aneddoto, un racconto che fa David Foster Wallace. In un mare, non ben precisato, ci sono due pesci giovani, due pesciolini che stanno andando, nuotando, pensando ai fatti loro, e incontrano un pesce più vecchio. Si salutano e il pesce più vecchio gli dice: com'è l'acqua oggi? Loro non capiscono e vanno via. E a un certo punto uno dei due pesciolini si gira verso l'altro, il suo amico, e gli fa: ma che diavolo è l'acqua? Questo racconto, a parte ovviamente voler un po' ironizzare su quello che può essere l'esperienza e l'esperienza rispetto alla vita, può essere letto anche in un'altra maniera, ovvero il fatto che alle volte non riusciamo o non abbiamo l'esperienza, non riusciamo a cogliere l'esperienza per capire quello che ci pervade, ci attraversa. E credo che questo racconto, questa ispirazione sia utile per poter anche parlare di quella che è l'ideologia. L'ideologia non quando rimane qualcosa di, tra virgolette, esterno, rigido, ma quando fa un passaggio qualitativo, quando l'ideologia diventa naturale. Quando diventa, si naturalizza, nel senso che al posto di essere è così e io sono l'ideologia, diventa è così perché è naturale che sia così. Bene, con quello che sta accadendo in questo periodo storico, credo che sia comunque una buona maniera per iniziare questo dibattito, riflettere sul fatto che un paradigma, certi presupposti impliciti ci impediscono di vedere la realtà con degli occhi differenti. Assumiamo, e questo anche parla di una un po' un'apatia che abbiamo verso fenomeni estremi come le alluvioni in Emilia Romagna, come grandissime ingiustizie che avvengono, e non ci spieghiamo come mai non c'è una reazione. Probabilmente è perché un paradigma, una certa forma di vivere che noi immaginiamo esterna, che tante volte nelle nostre discussioni elaboriamo sul fatto di una mercificazione, sul fatto di i potenti che fanno profitto, sul fatto delle corporation cattive che vediamo nei film con gli occhiali da sole e i completi che vanno a fare devastazione varia eventuale, e in questa forma di mafia molto romanticizzata. E invece il fatto è che la dimensione di un certo paradigma, di un modello di sviluppo, ma di un modello di vita, di consumo e di produzione, pervade ormai ogni singolo aspetto della nostra vita. E lo pervade in varie maniere, lo pervade in una maniera materiale. Questa sera mi sono dimenticato di fare le presentazioni, però a questo punto ognuno si presenterà, scusatemi. Questa sera si parlerà di un estrattivismo strettamente materiale, estrattivismo delle mega miniere nel nord del Perù, ma si parlerà anche di, come si parlerà di mega progetti, quello dei mega bacini in Francia, ma anche del rilancio su dighe
vaccini invasi che sta riempiendo, diciamo, la discussione mainstream in Italia, e anche di grandi eventi e grandi opere come le Olimpiadi, la TAV. Tutte queste sono esempi di un'estrazione materiale di devastazione ambientale, però c'è tutta un'altra dimensione di cui si parla alle volte meno, che è l'estrazione che poi avviene nella dimensione della sfera della riproduzione, in tutti quelli che sono i rapporti non salariali. Con questo intendo dire che, cioè, è uno spettro estremamente ampio, si va dalla finanziarizzazione alla dimensione della salute, dell'istruzione, del lavoro di cura e della riproduzione sociale, e in cui tutti questi aspetti vengono invisibilizzati rispetto al conteggio dei più e dei meno, delle entrate e delle uscite, ma che ricadono sempre sulle persone che vivono in territori, che lavorano e che abitano e cercano di prendersi cura di questi territori. Questo per dire che cosa? Per dire che per poter parlare di acqua è necessario parlare di come vengono gestiti i nostri territori, è necessario parlare di quali sono le forme che si danno e quali sono le priorità nelle progettualità politiche di quelle istituzioni che i nostri territori alla fine gestiscono. Perché lo vedremo anche con la discussione sul decreto siccità, lo abbiamo visto molte volte con i terremoti che sono avvenuti, lo stiamo vedendo con i progetti, e lo abbiamo visto con i progetti delle grandi opere, adesso lo vedremo anche sicuramente rispetto alle Olimpiadi. C'è tutto un meccanismo che schiaccia e riduce la dimensione di gestione dei territori e di relazione complessa, organica, integrata, che devono avere le comunità con il territorio in un senso di una geografia fisica e culturale, che viene schiacciato in una dimensione tecnica, che poi attraverso strumenti di costruzione di emergenza, di costruzione di commissariamenti per centralizzare certi processi, smantella e toglie tutti quei processi decisionali che possono, hanno la potenzialità di crescere dal basso, dal territorio. E tutto questo dentro una situazione in cui, di fronte alla crisi climatica, il grande tema su cui il capitalismo sta molto abilmente costruendo una narrazione di un certo tipo di adattamento, appunto legato alle tecnologie e legato alla famosa neutralità carbonica, in cui la scarsità è un tema tabù, in cui la dimensione di come consumiamo, la dimensione di come ci relazioniamo con i nostri territori viene evasa da il concetto del progresso tecnologico e del fatto di riuscire a evadere questo paradosso molto forte. E invece è necessario metterlo sul tavolo, è necessario mettere sul tavolo tutta la complessità di come si lotta per una giustizia climatica e sociale dentro la crisi climatica, dentro una situazione in cui la scarsità è una realtà, non è un futuro da cercare di evitare. E questo ci pone un problema di un cambiamento di paradigma radicale, ma ci pone anche un problema di costruzione di opzioni differenti. Tornando ai due pesciolini, ci pone il problema di come si fa ad andare all'assalto del cielo che sta sopra il mare, perché solo se vedi il cielo riesci a capire che cos'è l'acqua. E quindi il dibattito di questa sera, partendo dall'acqua, vuole cercare proprio di, andando nella specificità del tema, di affrontare come si fa a costruire un paradigma nuovo, differente, i territori
e una relazione diversa con l'habitat inteso con il concetto francese di terroir, ovvero una geografia, costruire una nuova geografia differente, una geografia del vivente, non una geografia del profitto. Come si fa a costruirla? E come si fa a costruirla? Ovviamente facendo rete e stando assieme. Grazie mille.